Ciao, sono Giulia di Radio Ca' Foscari. Per la mia laurea magistrale ho scelto Venezia e in particolare il corso giusto per me è stato quello di Environmental Humanities. Ma Ca' Foscari offre anche moltissimi altri corsi dal taglio interdisciplinare e internazionale. Al tempo avevo guardato moltissimi video di Open Day per fare la scelta giusta e oggi sono qui con voi per accompagnarvi all'Open Day proprio dell'Università Ca' Foscari di Venezia. Rettrice, che tipo di università è Ca' Foscari? Buongiorno Giulia, Ca' Foscari è un'università statale, abbiamo una comunità di circa 25.000 persone, di cui circa 23.000 studenti, siamo incastonati nella città storica in vari palazzi, quindi l'università è diffusa sulla città storica di Venezia, ma occupa, per quanto riguarda la parte scientifica, anche parte di Mestre, via Torino. E cosa contraddistingue questa università nel panorama nazionale, ma anche internazionale? Sicuramente il fatto di trovarsi a Venezia, di identificarsi con questa città storica e con la sua vocazione internazionale che consente allo studente di vivere pienamente la città oltre che l'università, cioè una sorta di identificazione università-città e anche le discipline che si sono sviluppate coerenti con il territorio. Quindi noi abbiamo quattro aree storiche che sono l'economia e il management, nasce come business school, gli studi umanistici, le lingue e le culture, abbiamo più di 40 lingue di tutto il mondo e poi le scienze a Via Torino. E negli ultimi anni, ma devo dire anche originariamente, queste discipline si sono fuse in percorsi interdisciplinari. Parliamo di servizi, orientamento, diritto allo studio, biblioteche. Possiamo fare una panoramica sui servizi che Ca' Foscari offre a supporto della sua comunità studentesca? Sì, volentieri, sono tanti, sono svolti da personale molto dedicato e questo fa la differenza in termini di qualità. Accompagniamo lo studente, la studentessa dalla scuola cercando di individuare il percorso formativo più adatto alle sue attitudini, alle sue conoscenze. Lo continuiamo ad accompagnare durante il percorso universitario con tante attività di tutorato. A questo si aggiungono servizi quali quelli di mobilità internazionale, per i quali Ca' Foscari è la prima in Italia in termini di partenariati e di possibilità di attività di mobilità. Le biblioteche sono a disposizione della comunità studentesca fino a orario serale, quindi gli studenti hanno non solo un posto per studiare ma anche un posto per socializzare e stare insieme. Da ultimo, ma non ultimo, i servizi specialistici che offriamo agli studenti con disabilità e DSA, che compresa la consulenza psicologica, che soprattutto in periodo post-Covid non è banale. E dopo l'università? Ci aspetta il mondo del lavoro ed è importante iniziare a pensarci già durante gli studi. Il Career Service di Ca' Foscari offre alla comunità studentesca la possibilità di acquisire gli strumenti di accesso al mercato del lavoro. Nell'ultimo anno sono stati avviati, per dare qualche indicazione, circa 3.600 stage in Italia, 140 all'estero. Sono stati realizzati 44 laboratori di orientamento al lavoro e sono stati organizzati 41 eventi di recruiting con enti e con aziende proprio allo scopo di favorire l'occupazione. In particolare, attraverso il progetto LEI sostiene l'occupabilità femminile. Anna, qual è stata la tua esperienza come studentessa in questa università? Per me Ca' Foscari è stata proprio una casa, perché mi ha accolta fin dal primo anno di triennale. Adesso sto per concludere questo percorso e è stata veramente un cambio nella mia vita, perché mi ha fatto vedere quello che un'università può dare in tutte le sue forme, quindi dall'ambito di studio fino alla vita quotidiana. Ca' Foscari è studio ma anche esperienza a 360 gradi. Quali opportunità hai colto la studentessa e quali credi che siano le occasioni più interessanti che offre l'Ateneo? Ma Ca' Foscari fortunatamente organizza tantissimi eventi a scopo culturale, quindi io in particolare, essendo un amante del teatro, ne ho approfittato. E sicuramente questo Ateneo dà la possibilità di venire a contatto con degli esperti di ogni settore e quindi partecipare a incontri e conferenze è assolutamente imperativo per noi studenti.
Sono a Venezia perché penso che abbia un'università importante che offra diverse possibilità. L'ho trovato interessante, ho partecipato anche a delle presentazioni brevi di esempi di lezioni ed è stato efficace anche per capire un po' appunto che tipo di materie poi verranno affrontate. Così, anche se non hai potuto partecipare agli Open Day, potrai comunque avere un assaggio di questa università che ha 150 anni di storia e che si distingue per qualità e innovazione di servizi e della didattica, alti tassi di occupazione post laurea, un ampio network fatto di rapporti internazionali e con il territorio e anche per una vita universitaria ricca di stimoli, in una città unica come quella di Venezia. Ti aspettiamo a Ca' Foscari!